Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chi ama colui che è generato ama anche chi da lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che ha dato a suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. La testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Di nuovo l'Apostolo San Giovanni ci ricorda che anzitutto la fede nella divinità di Gesù, nel suo essere stato mandato da Dio come il nostro Salvatore, è il fondamento assoluto della nostra vita cristiana e anche del nostro dirci cristiano. San Giovanni è colui che più di ogni altro apostolo ed evangelista ha proprio fissato lo sguardo nel sole della divinità di Gesù e nella profondità dei misteri. Ecco, anche la pagina che abbiamo ascoltato questa sera è straordinariamente profonda, ci porta dentro alcuni arcani divini. Anzitutto quello della testimonianza. San Giovanni, quando parla della triplice testimonianza che è a favore di Gesù e della sua vera natura divina, del suo essere il Figlio di Dio, fa dei riferimenti che chiaramente devono essere compresi, no? Anzitutto quello che è venuto non solo con acqua, ma con l'acqua e con il sangue. È chiaro che qui San Giovanni fa riferimento a San Giovanni Battista, che venne appunto solo con l'acqua per battezzare, con un battesimo che non era un sacramento ma un simbolo, per preparare i cuori ad accogliere Gesù. E Gesù disse, proprio parlando il riferimento simbolico al battesimo di San Giovanni, disse: io c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato fino a quando non si è ricevuto, no? Quindi il battesimo che Gesù ha ricevuto è stata la sua passione, la sua morte, un battesimo di sangue, non di acqua. Quindi il sangue versato da Gesù per amore è l'attestazione che egli era una grande vittima, ecco, fin dall'Antico Testamento profetizzata e designata, quindi non soltanto a compiere un gesto simbolico di purificazione dei peccati, ma a purificarci realmente da essi lavandoci nel suo sangue. E sappiamo che dal suo costato trasfitto, e San Giovanni Evangelista era testimone di questo, era presente in questa scena, sgorgarono appunto sangue ed acqua.
però oltre a questo, questa pagina ci è capitata, ecco, proprio il giovedì dopo Pentecoste, nell'antico calendario staremo celebrando una festa continua all'ottava di Pentecoste, no? E c'è il terzo testimone che è lo Spirito. Lo Spirito ha reso molte volte testimonianza a Gesù, no? E anzitutto quando è sceso in forma di colomba durante il suo personale battesimo, no? Ma anche dal momento della Pentecoste in poi, perché come Gesù aveva preannunciato ai suoi, dice, verrà lo Spirito Santo, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. San Paolo dice queste parole, ecco, gli apostoli vanno tutti d'accordo, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ecco che cosa significa il fatto che Gesù dice lo Spirito mi renderà testimonianza. In che senso? Dirà all'intimo dei nostri cuori che Gesù è veramente Dio. Per cui anche noi che stiamo qui, se ci crediamo sul serio che Gesù Cristo è Dio, e questa è una cosa che non dobbiamo mai dare per scontata, mai, come nessuna delle verità di fede, dobbiamo sempre rinnovarle nel nostro cuore. Ma se qualcuno è convinto che Gesù Cristo è Dio, può stare tranquillo che nel proprio cuore è lo Spirito Santo che sta facendo dire e pensare e credere a questo, no? Ricordiamo anche le parole che Gesù disse a San Pietro quando, alla domanda, la gente che dice che io sia San Giovanni Battista, Elia, un profeta, dice voi, a Pietro risponde tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cosa dice Gesù? Questo non te l'ha liberato nella carne e nel sangue, ma il Padre mio, perché anche il Padre rende testimonianza al Figlio, non solo lo Spirito Santo, no? Quindi quando con certezza si crede che un uomo apparentemente uguale a tutti noi è Dio, non per scherzo, non per gioco, ma veramente, si è dentro questa pienezza di testimonianza di cui parla Gesù, che è sigillata dall'azione dello Spirito Santo. E questi tre che rendono testimonianza, come segue San Giovanni, sono concordi, attestano tutti e tre la stessa cosa, che Gesù è veramente Dio. E noi sappiamo che da questo dipende tutta la nostra fede divina e cattolica. Ora, sulla base di questo, San Giovanni prosegue la sua esortazione ricordando, essendo Dio stesso colui che rende testimonianza alla divinità di Gesù, ed è operazione che fa sia il Padre, la testimonianza di Dio è quella che dà al suo Figlio, sia lo Spirito che rende testimonianza a Gesù. Chi non crede a queste testimonianze fa di Dio un bugiardo, e fa il paragone con la testimonianza umana, nei processi, noi sappiamo che una testimonianza diretta nel processo è vera e propria prova legale, cioè sulla base di una testimonianza diretta si può pronunciare senza bisogno di altro una sentenza nei tribunali, perché un testimone che attesta di aver visto e udito alcune cose, a meno che non venga smentito clamorosamente, quindi imputato di falsa testimonianza, è prova certa del fatto avvenuto. E da questo San Giovanni fa un altro ulteriore passaggio, no? Sempre attraversando questo tema biblico molto importante della testimonianza, no? Nel Figlio Dio ci ha fatto un dono immenso, che è la vita eterna, e chi ha il Figlio ha la vita, e chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Attenzione, questo è un passaggio che poi ci riporta all'inizio
dell'attuale capitolo e anche al termine di questa breve meditazione. Cosa significa avere la vita eterna? Cosa significa avere la vita? Noi abbiamo la vita biologica, siamo vivi. Ecco. Ma nella Sacra Scrittura avere la vita non è semplicemente avere la vita biologica. Con il termine vita, carissimo San Giovanni, ma anche proprio nel suo Vangelo, dice chiaramente: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La vita significa quel principio vitale che non è soggetto a possibilità di essere tolto da nulla. Si tratta, potremmo tradurlo con la pienezza di vita, o con un termine forse un po' più feriale e un po' inflazionato, però che rende l'idea, una felicità perpetua e inalterabile. Chi ha questa vita, e qui direbbero i mistici, tipo Santa Teresa e San Giovanni della Croce, lo può comprendere pienamente solo chi ne ha fatto esperienza, e non può essere, come dire, scosso, messo nella morte, cioè nella disperazione, nell'angoscia, da niente, ma veramente da quando dice niente, niente. Pensiamo per esempio a quante paure anche lecite, no, che ci portiamo dietro. Purtroppo la vita terrena è caratterizzata da una proprio connaturale precarietà, un'instabilità. Per esempio, dall'oggi al domani ti muore una persona cara, non ci può fare niente, non ci sta niente da fare. Tu ti sei svegliato tanto tranquillo, a un certo punto della giornata la piglia questa debole, piombi, chiaramente è una sofferenza, del dolore, dell'angoscia e a volte della disperazione. È assolutamente normale che avvenga questo. Ma come vive questa stessa esperienza una persona che dentro di sé ha la vita che porta Gesù? Non è che non soffre. Soffre, ma soffre diversamente da come soffrono gli altri uomini. Questo noi lo possiamo anche vedere, no? Basta osservare bene le persone. Sapete, un sacerdote celebra tanti funerali. Ai funerali si versano tante lacrime. Ci stanno lacrime e si vede che sono lacrime molto umane, no? Comprensibili certamente, no? Nessuno si azzarderebbe mai dinanzi al sagrato del dolore umano di fare giudizio o cose del genere, no? È comprensibilissimo. Però ci sono le lacrime umane e ci sono le lacrime divine. Quindi la lacrima divina, come dire, sempre composta anche nei momenti difficili, no? E esce, perché è inevitabile che una lacrima esca dinanzi allo strappo di un affetto. È una lacrima serena, che è una lacrima che è sostenuta dalla certezza di fede, come si legge nei prefazzi delle messe funebri, che la morte non toglie la vita, la trasforma. I tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma trasformata, no? E così qualunque altra cosa che potrebbe succedere, qualunque, perché c'è questa pienezza di vita dentro. Quante volte il Vangelo esortava: state attenti, non andate a cercare in giro a destra e a sinistra, il regno di Dio è eccolo qua, eccolo là, gli diranno un sacco di cose, non andategli mai dietro. Ricordate una cosa, che il regno di Dio è dentro di voi. E le spie certe che ci fanno comprendere questo, e le ricorda sempre San Paolo, sono soprattutto l'amore, e ci raccordiamo all'inizio di questa lettura, no? San Giovanni ritorna in continuazione: amiamo Dio, e ovviamente non serviamo i comandamenti, cioè chi ama Dio non avrebbe neanche bisogno dei comandamenti, cioè per chi ama Dio i comandamenti non sono gravi, sono un piacere,
anche quelli che fossero impegnativi, d'accordo? Perché chi ha conosciuto profondamente l'amore di Dio lo sa benissimo, se Dio dice non fare questa cosa, anche se apparentemente ti sembra buona, portatrice di qualche diletto, di qualche piacere immediato, di qualche soddisfazione, poi il retrogusto sarà amaro. Peccato si potrebbe paragonare, mi si passi insomma questo paragone che serve a spiegarlo, ai funghi avvelenati. Mi dicevano gli esperti un po' di anni fa che alcuni funghi avvelenati, se tutti li mangi, sono buonissimi, ma proprio squisitissimi, più buoni delle più buone qualità di funghi. Dopodiché te ne porta dritto tutto al creatore. Ecco, la stessa cosa accade con il peccato. Quindi chiama a Dio, ci pensa di basta manco per l'anticamera del cervello, insomma, di fare qualche peccato. Perché, ama il prossimo, si vede, ama il prossimo anche quando è cattivo. Noi dobbiamo, pensiamo alle persone che ci hanno fatto più del male, hanno fatto proprio qualche calunniata proprio di quelle. Noi davanti a Gesù non c'è bisogno che lo diciamo a nessuno, dobbiamo dire bene a Gesù: io gli voglio bene a questa persona, non gli voglio male, prego per lei, possa la sua vita essere colmata di benedizioni. E se la incontrassi per strada la abbraccerei, me la porterei a prendere un bel caffè. Se dentro di, se quando sento queste cose io dico ma adesso no, mai, nessuna paura, nel senso sì, vuol dire che ancora dentro di me la vita non c'è, perché se ci fosse la vita non agiremmo in questo mondo, no? San Giovanni è sempre molto bello perché ci porta al cuore, ma non fa discorsi di tipo, come dice tante volte anche il Papa, moralistico, no? No, guarda, tu questo lo devi amare per forza, perché se no chi lo sa che succede. No, se non lo ami, non c'è ancora la vita del figlio in te. E allora alle domande dei morti, ritorniamo e chiudiamo la meditazione. Se tu ci credi che veramente Gesù è figlio di Dio, c'è qualcosa. Quindi comincia a starci più tempo insieme. Se no, poi la vita dentro di noi non c'è, perché noi non ci crediamo che Gesù è figlio di Dio. D'accordo? Ed è per questo che stiamo poco con Lui, partecipiamo ai sacramenti, preghiamo poco e tante altre cose. Io, migliori miei cari, vi invito, invito me stesso e invito tutti, ecco, perché il segreto della santità è imparare a farci le buone domande dentro il nostro cuore, lì dove avvengono i più intimi e a volte taciti dialoghi tra Dio e la creatura. Se non si fa questo, si vive sempre un po' a rimorchio degli eventi della vita, anche delle abitudini, anche delle pratiche, anche religiose. Sì, dobbiamo fare una vita, come dire, da bravi ragazzi, insomma, da brave persone, sostanzialmente onesta, senza aver fatto grosso male, però non conosceremo almeno in questo mondo la vita. E quando si parla anche di vita eterna, non si parla soltanto della vita dell'aldilà, perché una vita è eterna quando non può essere distrutta, quando è immortale. E la possibilità di vivere questa vita ce l'abbiamo anche qui, non bisogna aspettare dall'altra parte. Perché se tu sei amare il nemico, per esempio, cioè una persona che ti ha fatto del male, se tu sai reagire positivamente a qualunque croce o sofferenza il Signore ti manda, sai che facile dire a Gesù, guarda, io sto qui, qualunque croce tu volessi mandare, io me la prendo, col tuo aiuto, qualunque, affettiva, economica, fisica, attiva, qualunque. E chi te lo fa niente? Chi te la toglie la gioia del cuore? Chi te la toglie la pace? Nessuno, nessuno. Se questo non c'è, non c'è. Però questo è un dono che il Signore farebbe e vuole fare a tutti, nessuno escluso. Basta che ci sia chi abbia la intelligenza, ecco, e la volontà di andarlo a prendere. Te l'ho dato, adorato e ringraziato.